Ehi gruppo, oggi mi trovo a Yashi e procedono i lavori in corso qua alla clinica di piazzamento dell'ascensore che collega la clinica. Piano terreno, primo piano, secondo piano, terzo piano e gli uffici sopra. Qua sono nel giardino esterno della clinica, diciamo che sono sul retro della clinica. Chi di voi c'è stato qua a Yashi è stato dall'altra parte, praticamente dove c'è la strada. Qua ora stanno piazzando l'ascensore e qua sono all'ultimo piano, che è quello che stiamo allestendo. Questa settimana qua arrivano le poltrone. Questo è l'ultimo piano della clinica, ci sarà una poltrona qua, una poltrona lì e un'altra poltrona qua, che assieme alle altre quattro della clinica poi in totale saranno una capacità di 7 poltrone. Qua sopra invece ci saranno gli uffici, infatti stiamo un po' strettini già ora. Qua ci saranno poi tutte il back office, le ragazze che si occupano del paziente prima, durante e dopo le cure, con tutta quella che è la burocrazia. Qui ci saranno le scale e ora mi sposto al piano di sotto, passo dalle scale interne perché l'ascensore ancora qua lo stanno montando. Lì ci sarà la cucina per i ragazzi, questa è la panorama dal vetro. Andiamo ora al piano di sotto e vi faccio fare un tour di quella che è la clinica di Yashi. La clinica... Salve, sono io, stiamo in tour live, ciao. Questo è l'altro piano, questa è la Felice. Ma tu sei ovunque, sei ubiquitaria, Feli. Eri a Bucarest l'altro giorno. Qua abbiamo una nostra reception, qua c'è una sala chirurgica. Ragazze, buongiorno. Qua c'è una sala chirurgica e poi dai, facci tu il tour della clinica, Feli. Ok. Per esempio, qua dentro... Si fa terapia, qui c'è il nostro medico terapeuta. È un po' buono adesso, però sta per arrivare. Sta per arrivare. Ok. Dopodiché, dove facciamo le TAC, la prima visita. Step, diciamo. Il macchinario è sempre lo stesso, praticamente. Sì. Il VATEC. Vedete che il macchinario è sempre lo stesso, anche il software è sempre lo stesso, l'attacco tridimensionale che viene eseguita direttamente in clinica e ci serve questa per vedere la quantità e qualità dell'osso. Poi andiamo anche giù, al piano di giù. Passiamo. L'ascensore qua quando è che arriva? Al massimo un mesetto e già ci facciamo i giri. Già ci facciamo i giri, sopra e sotto. Qua c'è un'altra sala d'attesa. Totale quante sono? 3 sale d'attesa? Sì, diventeranno 3, è una bella grande. È grande, è ripartizzata su 4 piani la clinica di Chisinau, la chiamo la Torre di Pisa. Perché con un bel terrazzo però. Con un bel terrazzo, c'è anche il giardino fuori, sì. Molto carina. Invece la parte frontale, quella che dà sulla strada, troverete il brand per il quale siamo conosciuti qua in Romania, che è Smile Dent Team, il gruppo dei nostri dentisti, il team Smile Dent, un po' come Sky Team per Alitalia. Ecco che ci hanno aperto. Questo è l'ingresso, cioè tieni un attimo, faccio vedere la facciata così la riconoscono, perché qualcuno potrebbe non riconoscerlo. Ok, è una bella palazzina questa, con sopra all'ultimo piano gli uffici. Qua c'è l'area sterilizzazione e appena entrate mettetevi sempre le coperture, che veniamo dall'esterno, e questa è l'aria che si respira alla reception qua di Yashi. Qua abbiamo altre 2 poltrone, vedete quelle che erano sopra erano altre 2. Salve. Qua c'è un'altra poltrona. Oh, il nostro tecnico, come va? In forma. Qua abbiamo un'altra sala chirurgica. E qua abbiamo la nostra grande Nadia, che hai fatto un ottimo lavoro. La nostra manager della clinica di Yashi, la top clinica dell'Est Romania. Brava. E qua c'è la postazione di Felicia, che ha il suo
A me piace troppo questo, guarda, il touchscreen. Tanti, sono veramente tanti. La situazione... Cosa fanno principalmente quelli locali? Diciamo come voi italiani, cari italiani, sì, un po' ci occupiamo un po' di riabilitazione estrema della bocca, anche loro ci hanno bisogno, quindi... I prezzi sono gli stessi che fate a Chisinau? No? Sì, sì. Sia perché non tirate sui prezzi? Come mai? In Romania costa di più tutto. Non è vero. No, da noi non possiamo tirare sui prezzi perché non sarebbe neanche giusto nei vostri confronti. In Moldavia è un prezzo più basso, invece in Romania alzarli soltanto è lo perché stesso. Esatto, forse Bucarest saremmo costretti perché ci sono tutti i dentisti arrabbiati a Bucarest che abbiamo i prezzi del 40% in meno. Questo sì, è vero. Perché costa di più Bucarest? Soltanto perché diciamo che la capitale è un po' più costosa, che ne so, sarà per questo il motivo. Molto, sì. Molto costosa. Bucarest, anche il market, io vado spesso a fare la spesa e molto più caro il market a Bucarest. Qua ci abbiamo i nostri tecnici di laboratorio, eccoli qua. Wow. Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Che fate? Presano, stanno facendo provvisori qua. Qua hanno caricato sul fresatore un file da fresare, vedi che questa è un'arcata completa. E questo è il disco di materiale che viene poi fresato per uscire fuori il pezzo che viene montato sul paziente. Che si dice? Che si dice? Adesso andiamo giù e vi porto in un posto dove non è stato mai nessuno. Buonasera. Andiamo giù nelle segrete. Qua abbiamo un'altra parte del nostro laboratorio. Qua pure abbiamo un'altra parte del nostro laboratorio. Ciao. Come va? Tutto bene? Tutto bene. Tutto bene. E andiamo dove sto dislocando praticamente un'altra parte del laboratorio. Vi ho detto che c'è anche lo scantinato. Lo scantinato ci mettiamo le persone che fanno da cattive. Qua sotto vediamo a che punto sono i lavori. Io non vedo l'ora che montino questo ascensore perché siamo tutti i giorni qua che facciamo su e giù per le scale. Qua sotto invece ci sarà una parte della produzione robotica, c'è molto rumore.